battezzato prima della fine degli anni 60, è stato battezzato con il vecchio rito, che secondo me era più bello di quello adesso. Però sapete che la Chiesa non cambia mai i contenuti che sono quelli del Signore sono sempre quelli, il modo di celebrarli invece cambia secondo i tempi. Cosicché qua alcune persone poco formate dicono ci cambiano la religione, ma non è vero. Il contenuto è sempre quello, la maniera di celebrare, la lingua in cui si celebra varia secondo le epoche. Si, prima si celebrava in lingua, adesso in italiano, si celebrava in un modo, adesso in un altro, ma la sostanza è sempre quella. A parte il fatto che non sempre quando si cambia in bene, come in tutte le cose. Non è sempre che quello che era del tempo passato fosse meglio, anzi. Bene, allora come si faceva il battesimo? Come quando è stato battezzato io, è stata battezzata che è nato fino al 64, 65, 66. Si andava, i genitori o i padrini prendevano il bambino e si dovevano fermare alla porta della chiesa. Il parroco, il prete che battezzava, andava alla porta della chiesa, la porta della chiesa stava chiusa, fuori dalla porta della chiesa diceva che cosa volete, il sacerdote, ai genitori e ai padrini, e loro rispondevano vogliamo il battesimo, perché che cosa vi dà il battesimo? La fede, e la fede che cosa produce? La vita eterna. A questo, la vita eterna, che non è solo la vita dopo la morte lunga, 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 la vita eterna è una vita piena, è quella vita che desideriamo tutti, che può cominciare qua e si perfeziona in cielo. Ma tutti qua desideriamo una vita piena, non una vita parlata, una vita che passa una gradinata perché la sono qua. Vita, quando noi sentiamo vita eterna, eccetera, pensiamo la vita dopo la morte, no, la vita eterna, eterna, è una vita che consiste. È una vita di qualità, è una vita piena, una vita mestina, una vita che è fatta di fregature, è fatta di attacchi, di difese, di maschere, di menzogne, di arrabbiature costanti, di paure, di complessi. Non è questa la vita eterna. Il Signore è venuto dal cielo, vedendo che la nostra vita è uno schifo, è venuto per darci una vita eterna, una vita piena, che comincia qua. Allora dice, allora la fede, quando la fede, quando non è una devozioncina, dà la vita eterna, te la regala. Allora il prete a quel punto apriva la porta della chiesa, accompagnava i genitori, i padrini che tenevano in mano il bambino e lo accompagnavano davanti all'altare. Perché facevano questo cammino dalla porta della chiesa? Perché diceva, vuoi la vita eterna? Vuoi una vita piena? Allora devi cominciare un cammino di fede, devi cominciare un'esperienza. E questa esperienza, durante questo cammino, devi imparare una cosa fondamentale, ad amare Dio con tutta la tua testa, i tuoi progetti, più dei tuoi progetti, più di quello che la tua testolina ti dice. Fidati di Dio più di quello che la tua testa ti suggerisce. Non fidarti di te. Non decidere secondo quel che pensi tu, non fondarti su secondo me, fidati di Dio, amalo più della tua testa, sopra la tua testa, amalo col tuo cuore senza conservare dubbi, riserve, freni a mano, fidati di Dio e amalo con le tue forze, cioè con i tuoi beni, con i tuoi soldi, e ama il prossimo tuo come te stesso. Perché questa, imparando questo, stai nel mondo in una maniera corretta, non stai nel mondo in una maniera stupida. Vuoi stare nel mondo in una maniera giusta? Se poi se stai in una maniera giusta, tutto diventa giusto. Se stai in una maniera sbagliata, storta, tutto diventa storto. Vuoi stare al mondo in una maniera giusta, non storta, non storpiata? Impara ogni giorno ad amare Dio. Questo però lo si impara. Non è che schiacci un bottone, fai una promessa, no, lo si impara. Lo si impara sbagliando, lo si impara imparando, lo si impara. Bene, è un cammino. Vedete questo Vangelo? Allora la Chiesa, quando ci ha dato il battesimo, ci ha indicato.
la via maestra, che era chiamata la via regia, c'era sempre la via del re, la via reale, che era la via principale, poi c'erano i sentieri, quelli che ti portano di qua e di là, come puoi fare via in campagna. Vuoi non andare per sentieri che ti portano chissà dove, vuoi andare sull'autostrada, la via, ecco, impara ad amare Dio e ad amare Dio. Perché questi sono, questi due comandamenti riassumono tutta la vita cristiana, tutta la fede. Per questo, perché questi due comandamenti sono fondamentali? Perché rispondono alla struttura più profonda con la quale noi siamo stati creati. Specchiatevi, noi siamo l'unico animale che cammina eretto. Lo sapete che tutte le bestie camminano a quattro zampe. Tutte camminano così, gattone, tutti gattonano, tutti sono chinati. L'unico al mondo che cammina dritto, secondo me, perché? Perché il Signore è qui, il Signore non fa le cose per caso. Ma dicono oggi anche quella che dice il mondo al caso. Ma sentite un po', ascoltate. Andate oggi a mangiare da una vostra amica, che fa un piatto di fettuccine, non so che cosa ti piace, è la fine del mondo. E poi dice, queste fettuccine sono fatte al caso, vedi che faccia che fa. Che cadono di caso. Tiri il cassetto di casa tua, trovi la felpa, le mutandine stirate, i calzini lavati e stirati, e poi dici a tua moglie il caso, vedi che ti il cassetto in testa. E ha ragione, ma che caso è ragione? Tutte le cose hanno una causa efficiente, hanno qualcuno che le fa. Ma si diventa così stupidi? Ma come l'ideologia rende ciechi, rende cretini, rende idioti? È l'idiozia dell'ideologia. Per questo quando ero in liceo, non avanti al liceo, quando io sentivo parlare di ateismo scientifico, che è la teoria marxista, ho detto questa teoria ha convinto il cristianesimo, ma convinto al liceo, studiando. Ma com'era possibile dire fesserie del genere? Ma com'era possibile? Perché la natura parla. Poi dopo scopro che Amaldi, uno dei più grandi fisici, ve l'ho detto, quello che ha inventato il nucleare, dice, ma esistono due Vangeli. Il primo Vangelo è questo che abbiamo ascoltato. Poi esiste il Vangelo della natura, perché la natura è un Vangelo, perché ti annuncia Dio, ti dice il piano di Dio, c'è una grammatica di Dio nella natura. Ad esempio il fatto che uno è maschio, si vede maschio, è fatto per la femmina è fatta per il maschio, c'è una grammatica di Dio nella natura. Per cui l'io del maschio cerca il tu della femmina e l'io e il tu diventano loro, c'è una grammatica di Dio. Non è così le cose al caso, ma come si può essere così stupidi? Come si può essere così incolti? Mi fermo qua, ci come si può essere così schiavizzati da una cultura che ha dominato per 40 anni televisione, sta dominando la scuola, i testi scolastici. Io l'altro giorno ai bambini della Cresima ho detto, dovete fare una cosa ragazzi della Cresima. Qua, non puoi mettere i sentimenti qua, chi se
va solo per così, per bene, solo per affetti. L'affetto è cieco se non è illuminato dalla testa. Per questo quando Dio ti costruisce, prima la testa, poi il cuore, poi il sesso. E per questo siamo eretti, perché abbiamo tutti il nostro DNA, la nostra struttura profonda è orientata a Dio. Abbiamo il bisogno di Dio, tant'è che lo cerchiamo tutti. E quando non troviamo Dio, diamo il ruolo di Dio al denaro. C'è chi dà il ruolo di Dio al lavoro, per questo si sottomette al lavoro, perché l'uomo ha bisogno di Dio. Poi non trovando Dio, trasforma Dio nella macchina. Allora c'è gente sottomessa alla macchina. Io avevo mio cognato che ti dava due pizze così, quando mia mamma dice Gino viene nelle altre, mamma mia, adesso due cocche così sulle macchine, e io mi dovevo sorbire tutta la mano. Uno che viveva di macchina, buono come il pane, poverino, diceva, buono come il pane, ma che pizza, ma che rottura, ma non si può vivere così. Perché a un certo momento il poverino che era vuoto ha dato tutta la sua vita alle mani. Si può vivere così, quindi tu. Cioè, l'uomo è orientato a Dio, ha il bisogno di Dio. E quando Dio non lo trova, mette Dio nel figlio, mette Dio nella casa, mette Dio nel denaro, nel lavoro, nella stima. Ma abbiamo questo orientamento e chi abbiamo l'orientamento verso Dio è fatto che siamo eretti. E poi siamo orizzontali, abbiamo una struttura a croce, per questo la croce ha due bracci. Abbiamo una struttura a croce, una orientata verso Dio, l'altra orientata verso gli altri. Abbiamo bisogno di relazione, siamo immagine di Dio che è relazione, comunione. Noi non possiamo vivere senza gli altri, possiamo vivere lottando contro gli altri. Puoi vivere che gli altri ti odino. Non è così male, sai perché quando l'altro ti odia vuol dire che tu esisti per l'altro. È tanto vero che tu esisti che ti fa guerra, perché esisti. Quello che distrugge non è l'odio di chi mi fa la guerra, quello che mi distrugge e mi uccide è l'indifferenza, cioè io non esisto per nessuno. Quello che ti ammazza, non è l'odio che ti ammazza, quello ti dà problemi, ma non è l'odio, perché se uno ti odia, se uno ti fa la guerra, se uno ti fa, è perché tu esisti, ti sta dicendo che esisti, che ti interessa, che non sei come vuole lui. Ma quando uno ti ignora completamente, non ti, allora dici che tu non esisti. Certi matrimoni saltano perché la moglie si sente ignorata. In certi matrimoni il marito si mette a vedere sporcaggiate a internet, o si fa la vita, o va sulla Tiburtina, dalle signore sulla Tiburtina, perché? Perché la moglie, per la moglie non esiste più. Esiste il suo bambino, esiste la casa, esiste il pavimento, non esiste. Il marito non, tanto è vero, mettetevi a tavola e la moglie cosa fa? Si rivolge ai bambini come la volta che il marito è lì. Non è che prima si serve il marito, no, prima il bambino, cioè quello non esiste. Quello, cioè il fatto che per te non esisto, mi distruggi. Allora o muoio o io cercherò vita altrove. E dove la cerco? Dove mi cambia? Quando certi uomini vanno a donne, certi uomini vedono sporcacciate, non è perché sono sporcaccioni, è perché sono come stanno affogando dall'indifferenza della moglie. La moglie li ignora così tanto il suo marito, senza accorgere, lo sta ignorando, che poi lo sta affogando. Per non affogare si aggrappa a internet, si aggrappa a una puttana, a una vita. Non è cattivo lui, non è colpevole lui, sono due colpevoli. Non so se rendo di te, perché l'uomo è a relazione, ha bisogno di relazione, non può ignorare. Come il figlio non può essere ignorato dal figlio, quando il figlio è ignorato, ad esempio quella ragazzina che è morta sul lago di Bracciano, per forza, perché il sindaco del paese dice ama che i suoi fossero separati con tutta niente, le belle balle, conta fondamentale. Quando una bambina a 14 anni, i genitori si separano, la prima cosa che fa, taglia con la scuola, non studia più, infatti la scuola. La seconda, cerca un amore,
possibilmente uno più grande. Sapete perché? Visto che il nido familiare, il papà e la mamma, si è tutto sfasciato, lo tenta di crearlo lei. Per questo la ragazzina o un ragazzo si mette nelle mani di una più grande. Sono meccanismi profondi che la psicanalisi ha studiato. Sono meccanismi che non si può saltare così. Non puoi togliere a una ragazzina di 14 anni il papà se ne va via e la mamma cosa con l'amico. Pensando che, ma non importa, non dice niente, non è che non dica niente, è quello che accade dentro di lei, le reazioni profonde, i meccanismi che si testano, che sono importanti e che possono condurre a pazzie. Allora, fratelli cari, la prima catechesi che Dio ci dà è come ti ha costruito. Specchio, sei maschio, sei fatto per la donna, sei fatto per. E sei mio che ha bisogno di un tu, sei fatto per completare ed essere completato. Non puoi vivere da solo, non puoi fidarti da solo, non puoi vivere chiuso in una campana di vetro ascoltando solo i tuoi bisogni, le tue sensazioni. Non puoi vivere così. Aspetta, sei maschio, hai bisogno di completezza, di completare ed essere completo. Hai bisogno di donarti e che qualcuno si doni a te. C'è relazione. C'è comunione e siamo eretti, dritti, tanto è quando la schiena non regge, mamma mia, siamo dritti perché abbiamo questo orientamento, siamo come una nave spaziale orientata verso Dio. Se questo orientamento lo castri, lo mutili, lo soffochi, paghi il conto, ti fai violenza, tutte le violenze si pagano. Uno che si nega a Dio, ti fai violenza, fai violenza alla tua struttura profonda. Stai soffocando, non si soffoca, non ci si fa violenza grande senza pagare tasse. Questo è amare Dio, perché se no andiamo qui in un misticismo. Amare Dio, uno pensa che il cuore deve sbattere per Dio, no. Nessun sbattimento di cuore è una cosa molto più profonda, molto più esistenziale. Allora si impara ad amare Dio e amare gli altri. Come? Sempre il Signore. Amarlo con tutta la testa, come Gesù Cristo ama il Padre con tutta la testa. Per questo ha crocifisso, perché Gesù ha voluto la corona di spine, ha permesso la corona di spine per dimostrare visibilmente il segno che crocifiggeva la sua testa. Padre, non la mia ma la tua volontà. Per questo i santi che più assomigliano a Cristo, come Francesco, come Padre Pio, hanno le stigmate, che sono un segno per i cristiani, un ricordo. Le grazie, il Signore non dà una grazia a San Francesco perché lui è più buono di me e di te. Il Signore non dà una grazia a Padre Pio perché lui è più buono di me e di te. Le grazie sono sempre ecclesiali. Il Signore dà una grazia a Padre Pio per me e per te. Il Signore dà una grazia a San Francesco per tutti. Quella grazia data a Francesco e a Padre Pio è per tutti. E che grazia è? Che la testa va crocifissa, va prima della mia testa Dio, la mia testa non è il Santissimo Sacramento. Non posso agire ascoltando la mia testa non è la fontana della verità e della felicità. Ascoltare Dio. Poi il cuore, ecco che il cuore è forato. La stima del cuore, aprire il cuore al. Cioè, buttare fuori tutti sull'amore di Dio, e vengono i tutti sull'amore di Dio, perché il demonio aspetta che la vita si complichi, il demonio aspetta che ti arrivi una sofferenza, una fregatura per dirti vedi Dio come ti tratta, e questo sarebbe tuo padre, ma che padre d'Egitto? Dio non c'è, e se c'è non pensa a te. Invece l'amare Dio con tutto il cuore è fidarsi di Dio. Io non vedo lontano, non vedo le conseguenze delle cose, vedo poco. Ecco, amare Dio con tutte le forze sono le braccia, con le braccia lavoriamo, con il lavoro guadagniamo. Amare Dio con lo stipendio, amare Dio con la pensione, amare Dio con i figli, amare Dio con i miei soldi, non per
risolvere il problema dei poveri, ve lo dico sempre perché ci saranno sempre, sia, ma per me, io ho bisogno di amare Dio, io ho bisogno di farmi un tesoro in cielo, io ho bisogno di mettere qualcosa nella banca del cielo, io per me, perché se no, come dicevo il giorno dei morti, lo dico perché non c'era qua, la mia vita, la tua vita è come questo libro, lo vedete questo libro, lo vedete bene questo libro, guardate quante pagine ci sono di qua e che poche ci sono di qua, io parlo della mia vita, ma penso che la vostra sia uguale, qua ci sono i peccati, madonna quante che sono, quante pagine, qua tutti i peccati, tutte le volte che ho fatto soffrire qualcuno, tutte le volte che sono stato arrogante, orgoglioso, egoista, pigro, che ho fatto i cavoli miei, qua, tutti i peccati, tutti scritti, qua il bene, che poche pagine, mamma che poco, moriamo, e il Signore dice, caro, come ti chiami Giulia, come ti chiami, questa è la, e che ci fa, e che combiniamo adesso, con tutti questi peccati, guarda, ci sono, tuoi, è roba tua, guarda che il bene, ma guarda che poca roba, che facciamo, dove ti metti? Dimmi te come faccio io? Metti tutto il mio posto, siamo fermi, vero? Il Signore è buono, non perché dice, ah, i peccati non esistono, no, ci sono. E allora perché è buono? È buono non perché prende. È buono, dice, guarda, tu sei una frana, sei una canaglia, sei uno che meriteresti l'inferno subito, qua. Però io do la possibilità al tuo figlio, al tuo fratello, ai tuoi amici che sono sulla terra di pregare, di fare elemosine. Ogni elemosina, guarda, queste sono pagine di male, fanno tutto, passano dalla parte del bene. Una messa, fa, un'altra elemosina, fa, uno ha perdonato suo fratello che invece di buttarlo giù dalle scale, fa. Avete capito? Avete capito come noi possiamo aiutare chi è morto? In modo che tutto sto male passi dalla parte del bene. Questo è amare Dio con amando Dio amiamo noi stessi. Perché amando Dio facciamo l'interesse nostro, fai l'interesse tuo. E ti tieni che l'inferno che c'è. Per come esiste il male. E l'inferno c'è, per capire che c'è l'inferno, ma non c'è bisogno di grandi ragionamenti, santo Dio, non avete mai vissuto voi ore di inferno in questa vita, io sì. Non le hai mai vissute? Ma hai mai vissuto una vita che una vita che è un assurdo, non l'hai mai vissuto? Non hai mai vissuto la cosa, quando sentirti la vita che è fango, la vita che è niente, la vita che è fregatura, mai sentito l'inferno? Sì, l'abbiamo sentito. Sono un cretino, ma sono premesse. Allora come esiste? Allora proprio perché l'inferno c'è, il Signore si scomoda dal cielo e viene e dice guarda, impara a volermi bene, perché se mi vuoi bene è in maniera più intelligente che vuoi bene a te stesso. Fermo qua, siamo dato Gesù. Credo non solo di bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna